Secondo me pensano che io sono là a fare un cazzo. Secondo me pensano che io sono là a passare il tempo, andare a donne, a stare dietro le attrici. E lo pensano non perché mi vogliono male, ma perché non conoscono il mestiere dell'attore. Neanche io lo conosco, quindi li capisco. Però quella lì è la vita di Lapo Elkan. Noi facciamo un altro mestiere, che è quello di studiare, un mestiere di ricercare nuovi testi, di studiare le lingue. Ci sono tanti aspetti del nostro lavoro che io ho scoperto mano a mano, ma non potevo neanche immaginare. Quindi credo che ci sia l'immaginario collettivo l'idea di Gerpelli si sta scopando la stessa parte qui e la Roma, tanto per dire ci sarà da fare le feste, le robe, i festini. È così. È esattamente così. Tu? La gente cosa pensa di me? In generale la gente pensa che i musicisti siano dei punk artisti, cioè che fare il musicista non sia un lavoro, non ho torto, però in realtà insomma siamo una categoria un po' sottovalutata, insomma siamo nella patria dei musicisti, insomma. Ma anche perché chi suonava nelle bande paesane, adesso prima di questi momenti di grande successo musicale che c'ha Correggio, le bande paesane ci sono sempre state da tutte parti, come anche in tante ovunque, sì. Italia, e quei musicisti lì facevano altri lavori. Esatto, ma anche chi andava in giro per Valera, insomma, aveva un altro mestiere, era difficile trovare qualcuno che, anche all'età dei nostri genitori, secondo me, che viveva girando con la musica. Quindi è vero che pensano che sia un fracassista. Sì. No, in realtà fare il musicista in Italia non è semplice, è un lavoro che se non sfondi ad altri livelli non riesci a vivere, quindi è un lavoro duro, ecco. Chi ci riesce è fortunato. Buon per lui.